La Federazione Bande Siciliane, ovvero l'orchestra rappresentativa regionale FEBASI, diretta dai maestri Alfio Zito e Salvatore Tralongo, per la prima volta si esibisce sui Nebrodi. L'orchestra, composta da 60 elementi provenienti da tutta la Sicilia, è stata ospitata a Naso per 3 giorni di stage e concerto finale. Un'occasione importante per il nostro territorio e per i tantissimi giovani musicisti dei Nebrodi. Per noi è un grandissimo orgoglio perché in questa orchestra, la federazione, l'orchestra rappresentativa, fanno parte una decina di ragazzi del nostro territorio ormai da 5-6 anni e quindi per me è stato un orgoglio mio, ma soprattutto per loro, venire a suonare proprio nella nostra zona, una zona che sta lavorando tanto bene nella divulgazione del nuovo modo di fare banda. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Pentamusa, nata per potenziare le attività portate avanti da anni dalle associazioni Ars Vita Est di San Marco d'Alunzio, Spano di Raccuia, Setticlavio di Castel Umberto, Nuovo Studio di Naso e Bellini di Sant'Angelo di Brolo. Secondo me è importante la mentalità della federazione anche dal punto di vista didattico, perché ci ha invogliati a partire con un nuovo modo di far musica, quindi da bambini piccoli, facendo propedeutica musicale, è venuta una docente dalle Marche per più di una volta in Sicilia e un paio di volte anche nei Nebrodi, per formare nuovi docenti, per far lezione giocando ai bambini, perché la musica è il linguaggio, quindi è importante farglielo capire un pochettino a tutti. Seguiamo l'ideologia della federazione, quindi abbiamo formato anche noi una nostra banda giovanile, la Nebrodi Junior Band, che lavora bene insieme da 7 anni. Ora queste 5 associazioni si sono formate in unica associazione proprio per portare avanti questi progetti, sempre nel nome della buona musica.